Cristo ritornerà sulla terra. Questo è il messaggio più importante che Cristo stesso mi ha dato. Molto presto voi vedrete accadere tutto quello che stasera avete visto nello schermo, lo vedrete con i vostri occhi. Quando stasera voi andate a casa direte: ma noi non abbiamo visto niente. Sì, o forse qualcuno avrà visto, lo nasconde qui in sala, non lo vuole dire perché magari viene preso per matto, ma nella stragrande maggioranza penso che nessuno di voi ha visto così da vicino quello che magari Antonio Urzi ha visto. Io un messaggio che vi devo dare stasera è che tutti vedrete presto atterrare queste astronavi anche qui nelle Marche, nel Conero, perché loro hanno deciso, secondo i messaggi che abbiamo ricevuto di recente, di farsi vedere da tutto il mondo. Quindi quel giorno non vi dimenticate di telefonare al gruppo qua di Ancona e fare la fila chilometrica, perché vi spaventerete, perché sono cose così straordinarie che subito viene la paura, ma voi non vi dovete impaurire, perché sono esseri straordinari, pacifici, sono appunto, come vi hanno spiegato Flavio e Pier Giorgio, gli angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi. Io ho visto, la mia esperienza è legata al messaggio di Fatima e alla missione di Cristo. Io sono cattolico, cristiano e quindi non sono fuori dalla Chiesa. Combatto la Chiesa quando gli uomini di Chiesa fanno gli stolti o si corrompono o si alleano con i poteri criminali, ma quando gli uomini di Chiesa, sacerdoti sono missionari di Cristo, io sono solidale con loro, anzi mi sento di servire loro. E il messaggio di Fatima, il messaggio che Gesù mi ha dato, è molto semplice, anche se sconcertante. E io capisco che voi oggi, nel 2016, il 19 giugno, nell'era tecnologica più avanzata della storia del mondo, telefonini, computer, tablet, comunicazione istantanea, quasi con ologrammi. Capisco, e anzi forse sarei scettico nel momento in cui si presenta un tale Bon Giovanni che vi dice: io ho visto Gesù oggi nel 2016. Non è molto credibile, è incredibile. E quindi non mi offendo se voi tra poco mi dite o mi direte: io non ci credo, perché è una cosa logica, logica per questa società dell'illogicità, però è logico che voi possiate dubitare di uno come me che dice: ma com'è? In che senso hai visto Gesù Cristo? Questo però non mi dà, non mi impedisce di raccontarvi quello che ho visto. Io l'ho visto tante volte. Gesù è qua sulla terra, Gesù è risuscitato. Cioè, io sono un testimone oculare della resurrezione di Cristo. Cristo è risuscitato 2000 anni fa e non si è fatto vedere da nessuno, solo da 10, 11 persone, 15 persone, con i discepoli di Emmaus, forse 20 persone, ma non più di 20 persone in tutta la storia degli ultimi 2000 anni hanno visto Cristo risuscitato e l'hanno raccontato a tutto il mondo in questi 2000 anni con i Vangeli, con le testimonianze. E grazie a Dio questo racconto è arrivato fino a oggi, e grazie a Dio anche attraverso la Chiesa, lasciando stare gli errori gravissimi che ha fatto, la resurrezione di Cristo ci è arrivata fino a noi. Io sono uno di quelle 20 persone, compresi i 12 apostoli, a parte Giuda che poi si è suicidato, che hanno visto Gesù. Io l'ho visto, ma non l'ho visto 2000 anni fa, io l'ho visto oggi.
oggi, 20 anni fa, 27 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, fino a stamattina, che è presente, è qui sulla terra, è risuscitato con il suo corpo, quello che hanno crocifisso 2000 anni fa, quello che ha scoperchiato la ruota di cemento che occupava il suo sepolcro, e quello che si è manifestato a Maria Maddalena e agli undici. Io l'ho visto, capisco lo scetticismo, ma io lo devo dire, io non posso non raccontare, anche se questo mi provocherà la morte. Lo devo raccontare perché lui mi ha detto lo devi raccontare, non solo mi ha detto lo devi raccontare, ma devi anche dire che mi manifesterò a tutti presto. Non mi ha dato nessuna data, ma questo è il tempo. Mi ha detto anche di guardare nel Vangelo, e quello che c'è scritto nel Vangelo sarà fatto, cioè lui porrà sotto giudizio il mondo, tutti noi. Mi ha detto che ci giudicherà dalle nostre opere. Mi ha detto che questo mondo sta per passare in una dimensione nuova. Non ci sarà la fine del mondo. Anche se gli uomini vogliono distruggere il mondo non sarà distrutto. Anche se, mi ha detto sempre Gesù, in questa sintesi molto breve dei messaggi che ho ricevuto, vi sto dando, mi ha detto che ci saranno molte catastrofi prima della sua comparsa, manifestazione. Catastrofi che impauriranno il mondo, perché le forze della natura si scateneranno contro di noi, perché la natura non ha più la capacità di sopportare la nostra violenza. Noi stiamo distruggendo la natura a livello terrestre, negli oceani, nell'aria. Noi stiamo minacciando l'esistenza del pianeta con le bombe, migliaia e migliaia di testate nucleari che sono pronte ancora oggi, nel 2016, dopo la caduta del muro di Berlino, sono pronte a essere lanciate tra i vari contendenti. Gesù mi ha anche parlato dei suoi angeli e mi ha detto: guarda l'universo. Io guardo l'universo. E lui mi dice: guarda l'universo. E guardo l'universo. Ecco, io sono il re dell'universo. Tutto quello che vedi è vivo. Non c'è solo questa civiltà, la nostra, presente nell'universo. Ci sono centinaia di milioni, di miliardi, di milioni, di miliardi nell'universo di civiltà che hanno vita intelligente. Quante ce ne sono? Io chiedo a Gesù Cristo. Risposta: tutte le civiltà che ci sono nell'universo con vita umana, devi scrivere un numero e devi percorrere la distanza da qui fino alla Luna, scrivendo. Quindi 300.000 chilometri di numero sono le civiltà che esistono nell'universo. E noi straordinari esseri intelligenti, pensiamo di essere gli unici abitanti dell'universo. È come dire che nel deserto del Sahara c'è solo un granello di sabbia e tutto il resto non c'è niente. Noi siamo un granello di sabbia. Gesù mi ha anche detto di dire a tutti delle cose che io non vorrei dire. Mi ha detto di andare là dove io non vorrei andare, e mi ha detto di fare delle cose che io non vorrei fare perché sono scomode. Per esempio, mi ha detto: io non giudicherò in base al credo o alla fede delle persone, io giudicherò dalle opere. E allora, Signore, se uno non è a fede in te, ateo, che fai? Lo punirai? No, io lo giudicherò dalle sue opere. E se l'ateo ha fatto delle opere buone,
che sono praticamente uguali ai miei insegnamenti, io lo promuoverò, lo salverò, lo porterò con me nel paradiso, cioè nel nuovo regno. Magari dirò a lui: caro ateo, ti sei sbagliato, tu non eri, non mi contemplavi nella mente, ma io ero nel tuo cuore, vivevo nel tuo cuore lo stesso, perché le tue opere sono cristiche, sono in linea i miei insegnamenti. Questo del giudizio in base alle opere e non in base alla fede è un po' eretico, secondo certe tradizioni ortodosse delle chiese, tutte le chiese, non solo la nostra. Ma io credo che il messaggio più bello che Gesù mi abbia potuto dare, più grande, perché è giusto, personaggi laici, pubblicamente che si dichiaravano non credenti, hanno dato la vita per noi, hanno migliorato la nostra società, sono stati uccisi in nome della libertà, della giustizia, dei diritti umani. Quindi quelli sono a tutti gli effetti come i santi, sono anch'essi santi. Quindi quando Gesù mi dice così, io capisco che questo non è più un messaggio vincolato alla liturgia, alla fede solamente e alla ortodossia di una religione. Non è più un messaggio religioso, ma è un messaggio solo religioso. Diventa un messaggio universale. Io non vi posso parlare delle cose celesti, ha detto prima Pier Giorgio, ricordando il passo del Vangelo di Giovanni. Gesù Cristo dice: io non vi posso parlare delle cose celesti, voi non le capireste, ma quando verrà il Consolatore, oggi il Consolatore è qui, non che io sono il Consolatore è lo Spirito Santo, è il rappresentante della verità, cioè la nostra verità, quella che oggi si sta manifestando anche attraverso di me, ma attraverso tutti quei segni che avete visto, è il Consolatore. Cioè oggi noi possiamo capire quelle cose celesti che Gesù Cristo 2000 anni fa non poteva spiegare, perché non l'avrebbero capito. E tra queste grandi verità che oggi possiamo capire c'è quella straordinaria che noi non siamo soli nell'universo, che Dio ci giudicherà dalle azioni e non dalla religione alla quale noi facciamo parte, e che andremo verso una nuova era, non ci sarà la fine del mondo, ma non tutti potranno entrare dentro questa nuova era, cioè questo nuovo mondo dove ci sarà la pace, la fratellanza, i viaggi cosmici, la scienza a favore della vita, la spiritualità più profonda, il rispetto per la natura, la fratellanza umana. Non tutti potranno entrare, perché non tutti sono idonei per poter essere, tra virgolette, eletti ed entrare nel nuovo mondo. Che cosa ci vuole? Domanda che io faccio a Cristo. Ma che cosa ci vuole per entrare nel nuovo mondo? E lui mi risponde seraficamente, semplicemente, con dei concetti che nel momento in cui io li ascolto mi viene da tagliarmi le vene, perché noi con tutti i nostri limiti è quasi impossibile metterle in pratica. Ma quelle sono le condizioni. Quali sono le condizioni? Essere umili, essere altruisti, essere tolleranti, avere il senso della giustizia, praticare l'amore fraterno, spogliarsi di tutto e darlo ai fratelli, essere servo dell'altro, non avere sentimenti egoistici, non avere sentimenti possessivistici, non avere paure di perdere qualche cosa che ti appartiene, avere il desiderio di non possedere niente ma solo l'amore. Cioè, sono cose come se, cioè, impossibile. Sì, possibile o non possibile, queste sono le condizioni per le quali noi possiamo entrare nel nuovo regno, nella nuova era. Non siamo pronti,
nemmeno io, ma ci possiamo provare. Perché il non provarci o non avere il desiderio di mettere in pratica questi grandi concetti dell'amore universale significa essere vigliacchi, significa essere egoisti, significa essere materialisti. Invece provarci con tutti noi stessi, anche se sbagliamo, anche se scivoliamo, anche se con tutti i nostri limiti, ma con lo sforzo, anche dando tutta la nostra vita, noi ci proviamo, Cristo ci perdonerà e ci aiuterà a realizzare tutti quei sentimenti che ancora noi non abbiamo realizzato. Perché uno dei messaggi che Gesù mi ha dato tra i più belli è stato quello: io, dice Cristo, io voglio miei discepoli gente che ha peccato, non me ne faccio quasi niente di gente che non ha peccato ma che non ha fatto nemmeno azioni, non me ne faccio nulla dei tiepidi, coloro che non peccano ma che non fanno niente. Io voglio uomini e donne che si sforzano, che sbagliano, ma che vogliono fare del bene, che lottano con se stessi per migliorare la propria società con tutti gli errori. Quelli sono le persone che Cristo cerca. E poi l'ultima cosa, se no vi annoio, io sono qua perché devo essere testimone di fatti che dovranno accadere ed essere a disposizione nel momento in cui accadranno a spiegarli, perché molto presto accadranno delle cose che voi vedrete, che adesso sono ignorate dai grandi mezzi di comunicazione, ma nel momento in cui si manifesteranno tutti verranno a cercarci, perché noi siamo tra quei pochi al mondo che le stanno raccontando. E quindi abbiate coraggio, fede e voglia di vivere in questo mondo dove c'è tanta tristezza, e non siate tristi, siate felici. Casomai arrabbiatevi, incazzatevi forte, ma siate felici perché i vostri figli vogliono vedere la felicità e la gioia di un mondo migliore, altrimenti i nostri figli ce li perderemo tutti uno a uno, invece sono il nostro futuro, la nostra speranza, la nostra certezza. E allora Cristo ritornerà. Sono venuto qui per dirvi che Cristo si manifesterà a tutti voi, a tutto il mondo. Sarà il giorno più importante della storia del mondo. Abbiate un po' di timore, perché non verrà nella croce, verrà con la spada. Ma non abbiate paura, un po' di timore sì, ma non abbiate paura. Se siete nel cammino corretto, se siete nel cammino della pace, della fratellanza, se state lottando per una causa nel vostro quartiere, nel vostro paese, nella vostra città, una causa giusta che aiuta il prossimo, quando lo vedrete potete dire: Signore, finalmente ci hai messo tanto, però finalmente sei arrivato, ti aspettavamo. Grazie. Prego. Chiedo ai ragazzi, a Thomas, se c'è tempo per le domande. C'è tempo? Ok. Poi voi tagliate la corda, voi siete i padroni qua. Mi dovete dare gli ordini, eh? Dateci ordine quando nelle ultime due o tre domande, eh, Thomas. Prego. Avanti, non vi mangio, eh? Al massimo mi posso arrabbiare un po'. I tempi di questi eventi che lei ci ha annunciato saranno vicini o lontani? Molto vicini, molto. Intanto l'anno prossimo è il 2017, centenario dell'apparizione di Fatima. Aspettatevi dei segni grandi dal prossimo anno in poi, molto grandi.
Ma nessuno conosce il giorno e l'ora. Però il tempo è questo, assolutamente è questo. Pochi anni, non so, potrei sbagliarmi, ma non molto tempo. Però sempre, ogni mattina, guardate la finestra, perché potrebbe scendere quella mattina Gesù Cristo, stanotte. Dobbiamo essere pronti sempre. Prego. Avanti. La signora qui? Due ce n'è, scegliete voi. Lei dice di aver avuto dei messaggi. Sì. E come l'ha visto Gesù? Come sono arrivati questi messaggi? L'ho visto in tutti i modi, signora. L'ho visto in sogno, l'ho visto nelle visioni spirituali, l'ho visto fisicamente. È venuto pure dentro casa mia. Si è seduto nella mia mensa e mi ha parlato. Quindi non so da dove cominciare, gli posso raccontare un'esperienza che racconto sempre, molto sinteticamente, che una volta è sceso dal tetto. È un po' incredibile, lo so, ma questo è quello che ho visto. D'altronde poi nel Vangelo c'è scritto che lui è entrato nel cenacolo dagli apostoli, ha attraversato il muro, quindi se l'ha fatto 2000 anni fa, perché non lo può fare adesso? Si è seduto e mi ha parlato. Abbiamo mangiato un pezzo di pane, non abbiamo bevuto il vino, e mi ha detto dobbiamo mangiare il pane della vita. Questo è il messaggio che mi ha dato, insieme a qualche altra cosa che è molto mia, personale, che non le dico, ma questo è il messaggio che mi ha dato in quel momento che l'ho visto fisicamente. L'ho visto anche altre volte in quel modo, ma l'ho visto migliaia di volte in questa visione spirituale che io ho quasi giornaliera. Non dico giornaliera, ma quasi giornaliera. Prego. È difficile, le voglio dire, signora, se è vero quello che io racconto. Perché dico se è vero? Perché magari lei può avere qualche dubbio, quindi per rispetto a lei le dico se per me è vero. Ma se è vero quello che le racconto, lei si deve mettere nei miei panni, come io posso vivere quotidianamente la vita in questo mondo quando ho anche quell'altra vita di avere queste visioni. Perché per me queste visioni mi danno una gioia infinita, un paradiso, un amore infinito, ma poi devo vedere in questo mondo che ammazzano i bambini, che vendono gli organi, che minacciano le guerre atomiche, che muoiono 30.000 bambini al giorno di fame, si metta nei miei panni, come faccio io a vivere in questo mondo? Me ne vorrei andare come Speedy Gonzales da questo mondo. Invece sono costretto, ma con gioia, a stare in questo mondo e a raccontare a tutti quello che vedo. Lui vuole che io lo racconti a tutti, e così sto facendo. Sì, certo, io ho visto Gesù Cristo resuscitato dai morti, quello che 2000 anni fa la Bibbia ci racconta che è resuscitato. Oh, se è resuscitato, da qualche parte deve stare, non è solo asceso al cielo, è asceso al cielo. Ma lui ha detto: io ritornerò nello stesso modo, così come mi avete visto asceso al cielo. Allora, se uno come me, ma so che anche altri lo hanno visto, si vede che è ritornato. Si deve manifestare, ma è già disceso dal cielo. Questo è quello che mi fa rischiare anche la morte, perché raccontare oggi un cristiano cattolico che ha visto Gesù che è sceso dal cielo, 400 anni fa mi avrebbero arso vivo. Oggi, che abbiamo un pochino più di democrazia, al massimo ci ridono sopra, ma meglio così.